Lunedì 23 dicembre 1720. Nell'orazione di notte sono stato con gran pace, soavità e lacrime, con altissima intelligenza delle infinite perfezioni, massime dell'infinità bontà, e poi il resto del giorno sono stato sepolto in desolazione e inquietato esternamente da pensieri causati dal demonio di cose future. Quest'esternamente mi intendo che vengono questi pensieri come quando l'acqua del mare è in burrasche, la quale gonfiata da venti fa le onde grosse, le quali quando son vicine a scogli gli danno colpi che pare li vogliano fracassare e disfare, ma non è così. Li danno sì, ma non li penetrano, né li disfano, può essere che li disgrinano qualche poco, ma poi per la durezza dello scoglio non v'è pericolo che l'onde più grosse che siano li rompino. Così segue dell'anima quando è in orazione, la quale in quel caso è uno scoglio perché Dio la tiene nella sua infinita carità, e perciò si può dimandare un scoglio di fermezza perché il sommo bene gliela dà. Or il demonio invidioso di quest'altissimo stato dell'anima, quando è in orazione, vedendo che non può rapirla dalle infinite mani dell'immenso, cerca almeno sturbarla, quando poco con assalirla, ora con tentazioni, ora con immaginazione, ora con varietà di pensieri, e alle volte per più ingannarla con sue infami finzioni, e ciò per levarla dall'altissima attenzione a Dio, ma che in mezzo a quest'onde tempestose dei demoni l'anima sta come uno scoglio, essendo che sta sempre fissa al suo amato bene. Quest'onde poi di pensieri non servono ad altro che a sgranarla qualche poco, e se di farla star per qualche momento senza quella singolarissima ed altissima vista continua del suo diletto, a benché intendo che non vi stia nemmeno quel momento. Ciò l'ho detto per spiegarmi meglio, perché né più né meno vi sta. Ciò pare solo all'anima, la quale si svolge contro questi assalti e li rigetta, e perciò le pare alla meschina, perché perde un po' di attenzione amorosa, di non essere in braccio al suo caro sposo. Anzi, Dio mi fa intendere che vi è e si compiace di vederla combattere, e questo le serve di maggior profitto, perché in virtù di quel patire che fa nel combattimento si purifica a guisa del scoglio, che se prima della burrasca era un po' rugginoso, dopo la burrasca viene un poco più purgato, perché il moto dell'onde lo levano. È vero, però, che bisogna stare avvertiti, che quando vengono queste burrasche di inquietudini, di pensieri, starsene sempre fissi in Dio senza farne conto, perché vedendo l'inimico che non se ne fa capitale, se ne fugge poi deriso, perché vede che con l'aiuto di Dio non si temono. Quando mi trovo in queste burrasche di pensieri ed altre inquietudini, mi volto al mio Dio dicendogli: mio bene, mirate un poco come si trova questa povera anima mia, e poi lo prego che se è così la sua santissima volontà me ne liberi, e poi seguito a star così, non tralascio, Dio confessare, che mi diano molto fastidio, ma sia tutto per amor del sommo bene, a cui sia onore e gloria in sempiterno. Amen. Rileggendo il resoconto del diario di questo giorno, lunedì 23 dicembre 1720, abbiamo quasi l'impressione che la giornata di Paolo abbia avuto due fasi. La prima durante l'orazione notturna e l'altra durante il giorno. Nell'orazione notturna Paolo è stato, così egli scrive, con gran pace, soavità e lacrime, con altissima intelligenza delle infinite perfezioni, massime dell'infinita bontà. Il resto del giorno riconosce invece di essere stato sepolto in desolazione e inquietato esternamente da pensieri causati dal demonio riguardo le cose future.
Paolo non fa nessun accenno invece alla comunione, ma si dilunga a spiegare al destinatario del diario, che non dobbiamo dimenticare è il suo vescovo, il vescovo di Alessandria, che cosa intende con l'essere inquietato esternamente da pensieri. Nel corso del resoconto afferma di essere stato non soltanto molestato, ma addirittura assalito da burrasche di inquietudine di pensieri. La spiegazione che Paolo ne dà è un capolavoro di chiarezza, che attinge proprio l'immagine della sua esperienza del mare. Egli distingue fra anima e intelletto. E nella relazione di questo giorno paragona la prima, l'anima, agli scogli, mentre il secondo, l'intelletto o intelligenza, al mare. E dice: benché il mare sia fortemente agitato dalle onde, esse, per quanto violente possono essere, non riescono a smuovere gli scogli, ma semmai riescono soltanto a sgrossarli, a lavarli, a togliergli le imperfezioni. Allo stesso modo, egli dice, è l'intelletto che viene agitato da pensieri di cose future suggeriti dal demonio. Ma questi pensieri non riescono a smuovere l'anima, che invece resta fissa, attaccata, sprofondata nell'amore di Dio, col risultato, al pari di quello che avviene, ecco, sugli scogli del mare, che essa in questa battaglia ne viene purificata, sgrossata, lavata dalle imperfezioni, perché questa lotta porta via tutto ciò che può tenerla lontana e distaccata dall'Altissimo. Paolo dice infatti che queste onde di pensieri non servono ad altro che a sgranarla qualche poco, e se di farla star per qualche momento senza quella singolarissima ed altissima vista continua del suo diletto.